saluto. Un saluto. A. A. TG7. TG7. E. E. A tutti. A tutti. I cilentani. I cilentani. Evviva! Anzelkis! Anzelkis! E? E? La dieta? La dieta? Mediterranea! Mediterranea! Fallo! Mediterranea! Mediterranea! Anzelkis! Anzelkis! Arrivano direttamente dalla Cina questi saluti per la nostra emittente televisiva e una delle tante studentesse orientali che in questi giorni stanno ospitando gli studenti e docenti dell'Istituto Alberghiero Anzelkis di Castelnuovo Cilento. Continua infatti lo scambio culturale all'insegna della dieta mediterranea tra i cilentani e i cinesi. Lo stage procede con successo, fanno sapere i docenti dell'Istituto Alberghiero. La delegazione cilentana è stata anche presso l'International Hotel di Gaochun, dove sono state messi a confronto i due stili di cucina. Il percorso di mediterranizzazione è proseguito poi a Nanchino, città cinese di 8 milioni di abitanti, e non sono mancati incontri con il mondo politico cinese. Questa cena, così come ci spiega il professore Michele Giaquinto, è stata preparata per il massimo rappresentante politico della regione che ospita i ragazzi cilentani. Rieccoci qua nella nostra cucina cinese. Siamo tutti qua. Stasera abbiamo una cena importantissima, c'è praticamente il presidente di questa provincia. Per l'occasione è stato tirato fuori il servizio delle feste, questa è una ceramica particolare, costosissima, cinese, il colore giallo è il colore degli imperatori. E questo è il drago, in questo modo qua è lo stemma dell'imperatore. Quindi questo servizio viene utilizzato solo nei giorni particolari. Abbiamo saputo di questa cena alle 3, che doveva essere una cena italiana e cinese. Alle 5:20 ci hanno detto che dobbiamo fare un servizio all'italiana con solo cibi italiani. Ci stiamo difendendo, come al solito. La sala e il ricevimento sono impegnati a preparare la frutta. Naturalmente i prodotti principali sono italiani, quindi l'olio d'oliva, extravergine d'oliva del nostro Cilento, fornito da Pietra Bianca. E questa sera il nostro vino, non so quale ha scelto il professore Santoro, se De Concilis, se Alba Marina o Cobellis. Vedremo poi durante la cena quale ha scelto.